L'innovazione e la sostenibilità ambientale applicata alla molitura delle olive. Parliamo del progetto Ultra Dop Olive Oil presentato questa mattina. Vediamo. Innovazione tecnologica e difesa fitosanitaria, gli assi portanti del progetto denominato UltraDop Olive Oil, realizzato grazie al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, frutto della collaborazione tra aziende olivicole molisane e ricercatori scientifici. In Molise, con la sinergia tra l'Università degli Studi di Bari e alcune aziende agricole molisane, è stato realizzato e testato un prototipo che utilizza un metodo innovativo, gli ultrasuoni. Gli ultrasuoni hanno semplicemente un effetto termico e un effetto meccanico, per cui agiscono sulla pasta di olive in maniera, ribadisco ancora una volta, naturale, meccanica, rispettando assolutamente i requisiti che un olio extravergine di oliva deve avere, ovvero quello di essere ottenuto unicamente tramite procedimenti meccanici. E i risultati ottenuti sono stati estremamente positivi ed incoraggianti, perché intanto abbiamo ridotto del 40% il tempo di molitura, abbiamo ridotto il consumo di energia elettrica, che è un'altra cosa estremamente positiva. E poi la cosa più affascinante è che abbiamo visto che le qualità dell'olio, soprattutto rispetto ai componenti minori, che poi sono la parte percentualmente meno rilevante nell'olio extravergine di oliva, perché ricordiamoci che comunque è un grasso, però questi componenti minori sono tutto ciò che fa bene alla salute, quindi stiamo parlando degli antiossidanti, stiamo parlando dei polifenoli. E con questo nuovo metodo di molitura effettivamente si è visto che la concentrazione di tocoferoli, di polifenoli, anche di clorofilla è aumentata, per cui otteniamo un olio più intenso, più profumato, più verde. E nonostante l'elevata, fortunatamente, percentuale di polifenoli, numero di polifenoli presenti, il sapore è risultato estremamente equilibrato, estremamente delicato, quindi molto apprezzabile dal consumatore. Quindi attualmente non ci sono impianti che utilizzano questo sistema. No, assolutamente no. Questo è stato un prototipo realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e in collaborazione con Alfa Laval, che è una multinazionale leader mondiale nel settore delle macchine olearie. Apprezzamento per il progetto che vede il Molise protagonista è stato espresso anche dal presidente di Unioncamere, Pier Simoni. Prioritario garantire la qualità del prodotto, le parole dell'assessore Facciolla che ha espresso anche la necessità di programmare accuratamente i fondi messi a disposizione dal PSR regionale, definendo di volta in volta le esigenze del territorio.